Macro categoria imprese. Categoria innovazione. Il premio è Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership Trasporti Speciali. La motivazione di questo premio: per essere un leader nel mercato del trasporto sia stradale che intermodale, per l'impegno nella qualità su strada e nella riduzione degli impatti ambientali dei processi e dei trasporti, che permea la struttura aziendale a 360 gradi, e per la grande attenzione al cliente e alla sicurezza. Vince il premio Setras. E in collegamento con noi abbiamo proprio il proprietario, nonché direttore di Setras, Amedeo Giovannini. Ben trovato, buongiorno. Buonasera, buongiorno. Allora, le chiedo subito un commento a caldo, insomma, per questo premio. Siamo molto onorati di ricevere il vostro premio. È già successo 2 anni fa, nel 2018, con l'eccellenza per i trasporti intermodali. Siamo rimasti molto contenti e sicuramente è un'onorificenza molto ambita nel nostro settore, per cui vi ringraziamo. Soprattutto ringraziamo il nostro staff che ci ha consentito di poter arrivare a questo punto. Ovviamente, intanto vediamo anche il nostro premio inquadrato, che poi è il vostro premio in realtà. L'importanza sta proprio nel fatto, io mi riaggancerei a una parola che abbiamo sentito nella motivazione, a parte la parola sicurezza, però sicurezza stradale, ma anche quella ambientale, insomma, quindi doppia valenza per questo premio. Sì, indubbiamente il trasporto intermodale riduce in maniera enorme l'impatto ambientale, perché trasportando su ferrovia si riesce ad avere la possibilità di non stare sulle strade e di non generare traffico, generare situazioni di pericolo, anche perché noi trasportiamo tutti i materiali molto importanti, cioè rifiuti industriali, prodotti chimici, prodotti ad alta temperatura, in quanto è il nostro core business, e quindi toglierli dalla strada è un vantaggio per tutti. Anche per noi, perché ci consente di stare più tranquilli e più sereni. Assolutamente sì. Insomma, poi in un momento in cui si parla per ovvi motivi di interconnessione, di necessità, no, di aumentare anche le connessioni, insomma, calza a pennello con quello di cui vi occupate voi. Certamente. Perfetto. Quindi il futuro come si guarda in questo momento? L'ultima domanda. Ma il futuro in questo periodo noi lo vediamo sempre positivo, perché comunque siamo un'azienda dinamica, un'azienda sempre in movimento, che cerca di lavorare anche quando purtroppo non ci viene concesso, come in questo momento di pandemia, che è un momento veramente estremo. Però ci difendiamo bene e cerchiamo di andare avanti, vediamo una buona prospettiva e siamo certi che continueremo a crescere. Benissimo, allora complimenti per questo premio a Setras, naturalmente complimenti a lei e a tutto il suo team. Grazie a Amedeo Giovannini, direttore di Setras, e alla prossima. Grazie a voi, buonasera, arrivederci. Arrivederci.